e signori, 5 minuti all'inizio dello spettacolo. Trip, rip, rup. Mamma mia. Rip, rip, rup, accidenti, rip, rip. È più veloce del solito. Sì? Sì. Senti, ma gli stacchi di tempo che facevi? Che ce ne sono? Sì, tremendo, ho dormito pochissimo. Gli stacchi di tempo che facevi a Milano quando eri sotto antistaminici. Sotto a che? Antistaminici, che avevi preso quella roba, il cortisone, che avevi preso? Cortisone, antistaminici, pazzeschi, sì. Io oggi ti ho sentito più vivacetto, più allegrotto. Eh beh, perché ero completamente andato. No, perché dici, a Milano avevo notato, ci detto, un poco lento. Tu non capisci? No. Non mi sembra, ma avevo... era tutto lento. Prima di tutto i muscoli erano completamente di pasta frolla, marmellata. È un incubo quell'affare lì. Prima di incominciarmi, tutti i pensieri che mi vengono in testa, non voglio neanche sentir parlare. L'importante è essere sereno, è un tema sereno. Con tutti questi pensieri in testa, come si fa a essere sereno? Titolo dato così, insomma, non è che Beethoven avesse pensato. Non ci sta male, però. Non ci sta male, no. Non ci sta male. Tanto, ma la gente sa che la primavera si immagina di tutti in pratico. Gli uccellini. Quindi dobbiamo suonare di conseguenza, no? Per soddisfare queste ricordare queste immagini. Qui dentro, mamma mia. Accidenti, è più veloce del solito. Sì? Sì. Devo
seguiti, sto crescendo pure, no? Questo qui. Io non ho mai capito questo, che sei piano e forte, questo punto qui. Ma qui molte volte lui scrive veramente due colori diversi. Noi stiamo preparando il ciclo completo delle sonate di Beethoven. Il ciclo completo delle sonate di Beethoven è un qualche cosa di straordinariamente importante per noi violinisti, per quanto riguarda la musica da camera, naturalmente. Sì, certo, no, anche per voi, no, anche per i pianisti. Sì, sì. No. Tra l'altro sono sonate per pianoforte e violino. No? Modestamente. Sì. E sono talmente importanti che nei conservatori non si studiano praticamente. Non. Se un violinista, un allievo non ha la fortuna di avere un insegnante intelligente, non conoscerà mai in conservatorio le sonate di Beethoven. Magari la prima io poco, no? Lo faccio io nella ripresa, lo faccio anch'io. Veramente agresti in questa sonata. E è una delle prime grandi prove di Beethoven. Naturalmente non possiamo confrontarla con l'ardire delle ultime prove, non è possibile. È comunque un'opera del primo periodo, quindi no, questo bisogna tenerlo presente sia nel linguaggio che poi nei risultati. Certamente è una dei primi apici che lui ha raggiunto e che poi saranno superati dalle opere della tarda maturità. La grande maturità. Bello, magnifico. Quanto mi dai? 6, 7? 8,50. Non è che devo stare agogicamente fermo? Fermo. Non è pappa, pippa, pappa, non è troppo rigido. Posso dare una piccola spinta in avanti? No? È quello che si fa sempre. Mi dà sempre molto fastidio. No, ma non è che uno lo fa in questa maniera, lo fa con garbo e con musicalità. No, ma non lo sicuro. Però io lo farei. Fermo. Fermo. Assolutamente. Fermo. Dove io faccio sul tempo? Lo faccio sul batter. Le due notine le faccio. Sono fortissimo. Diventa stupido. Da 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 da
veramente con delle, come delle lucette che si accendono. Senza crescendo? Cioè senza crescendo. Perché il crescendo c'è solo l'ultima volta. Non è facile isolare, lo sforzate viene duro. Viene una... Non fallo duro. Allora fallo duro. Viene quasi niente, cioè la soluzione tecnica facile... Perché è un'altra cosa che può venire più facilmente. Cambia strumento, non su una pianoforte. Sì, infatti ho deciso che non lo suonare, è proprio una schifezza. Questa è la tua ultima idea. Resta questa? Sì. No, sai com'è? Poi dipende, no? Può cambiare le cose, no? No. Si può cambiare, però la fotografia rimane quella. No, mi piacerebbe sapere, però in linea di massima, se hai un cambiamento, hai maturato un cambiamento di idee, no? Sullo stabile. Può succedere. Forse maturerà. Quando matura? Dopo. No, stranamente è venuto insieme. La perfezione. Appunto. Non verrà mai più. Meglio non facciamo una fotografia. Cioè, no, però io lo farei un pochettino, un po' più rallentando verso il diminuendo. Placandosi. Placandosi un po' di più. È un po' più difficile. È più difficile. Il primo? Tiro? Il primo quale? Il tuo o il mio? Il mio. Facciamo questo passaggio qui che... Prima volta? Ti ricordi qua? Sì, facciamo prima volta? Come prima volta? Sì. Ah sì. Vedi se lo capisci questo adesso. Praticamente abbiamo una matrice musicale che sembrerebbe identica, pur essendo di... non solo di violino e pianoforte, quindi di strumenti diversi, ma anche di insegnanti diversi. Non basta dire che siamo due napoletani, si potrebbe essere molto diversi pur essendo due napoletani, no? Non occorre, non significa niente essere nati nello stesso luogo. Anche perché abbiamo poi suonato insieme già in età adulta, non è che abbiamo studiato insieme da giovani. Eppure c'è una matrice musicale che io chiamo italiana nel modo di suonare, che è un modo di suonare tendenzialmente obiettivo, classico. Non è il modo in cui la materia viene distorta per privilegiare la propria emotività. C'è un tentativo di cogliere la verità della partitura. E in questo noi ci troviamo d'accordo con molta semplicità. Io l'ho sforzato, non lo aspetterei. Io andrei dentro e poi allargherei l'inizio. Prima terzina. È una mia bella iniziativa, no? No, mi piaceva. Aspettare questo perché la sorpresa è proprio quella, il do diesis. Sì. Ma se tu la alzi glielo... Allora vabbè, è un modo diverso di far sentire la perché sorpresa. Se tu la vuoi aspettare, allora qui non puoi aspettare più. Una volta andato qui, devi andare avanti. È arrivata all'inizio della battuta. Ma tieni sempre ragione tu, non ho capito. No. Sempre, alla fine è sempre così. I capelli bianchi, capite? Capelli bianchi, quando fai i capelli bianchi, ne fai pochi capelli bianchi. Arriverà anche per me il turno, Allora, dallo trillo. Scoppio della primavera. Vai, scoppio. Scoppio della primavera. Thank you.
E l'adagio, anche l'adagio della primavera è un tempo... Però l'adagio della primavera a me mi sembra ormai di avere più o meno assorbito il tempo di averlo fatto mio. Comunque è un tempo difficile da sostenere. Una cosa, guarda, ti assicuro, ma come non ti piace? È imbarazzante una nota sola. Non mi piace. Come ecco? Ma non capisci nessuno che è finito. Che ce ne frega? A lui è così, questa è una sorpresa. Se vuole una differenza dei tempi, evidentemente il secondo è il più meditativo, è il più introspettivo, ma comunque c'è sempre l'impressione non solo dell'introspezione ma della contemplazione. Ecco, la contemplazione di una pace che non è solo esteriore ma appunto interiore, quindi è uno stato d'animo, questo direi che è la strada che conduce, e credo che come noi lo suoniamo con un particolare piacere questa musica, credo che le endorfine di tutto il pubblico dovrebbero essere stimolate da questa ascolto. E viceversa. E viceversa. E viceversa. Thank you.
quando suoniamo insieme non è una compressione della libertà, è una moltiplicazione dell'effetto. Cioè, si prende e si riceve continuamente. Poi la cosa stupenda che succede quando si suona insieme, e questo succede naturalmente dopo parecchio tempo che si suona insieme, è di anticipare l'intenzione del collega, del compagno, dell'amico, dell'altro musicista che suona con te. E quando succede questo, veramente allora vuol dire che si è raggiunti una comunione di intenti e di musicalità abbastanza speciale. Più. Sono momenti difficili. Stai rallentando, deve essere in tempo. Cioè, andando al trio bisogna non fare nessuna... Ma vedi, nessuna, se andava bene quella battuta. Quella battuta era un po' tenuta ora. Questo punto. Se mi fai pensare a queste cose, poi non riesco più a suonarle. Dai. E poi le due semiminime devono essere uguali. Questa e questa. Invece questa era corta e questa era lunga. Noioso. Altra volta. Ci sarà un motivo perché chiude, no? Il se questa è una croma, col punto, questa è una semiminima, senza punto deve essere più lunga di questa, giusto? E l'ho fatta lunga. Ora sì, ma prima no. Vabbè. Direttamente? Sì. Un episodio che è successo a me anni fa negli Stati Uniti, suonando questa sonata. E in questo scherzo il violino entra sempre dopo il pianoforte, cioè una specie di canone, di mini canone, e se non si conosce la sonata può sembrare quasi che non andiamo insieme. Può anche succedere di non andare insieme, ma questo è un qualcosa succedere. In più. Però se non si va insieme, allora si suona insieme, non so se mi spiego. E dopo l'esecuzione appunto in America di questa sonata, una vecchietta, bravi, molto bene. Però peccato nello scherzo di Beethoven non eravate insieme. Eccola, cara signora. Come ti sono sembrate? Dunque, il tema ti dico che cosa che secondo me non va. Ma c'è sempre questo, guarda. Veramente. Questa linea qui che non va, parlam, parlam, pam, pam, viene un po' tram, pam, pam, pam. No, 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 sì, no, sì, no, sì, no, sì. No, un po', un po', ma, un po'. Ma non è assolutamente un po', le mie intenzioni. Non ci credo. E sono troppo forte questo, allora questo non è là. Perché è ribattuto, se no non esce, capito?
Questo era bello. Pam, bella. Ram, pam, 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 pam. Mi sembra. Che ti pare? Sono guardato, dato la giornata. Ram, pom, pom, pom. È come una pallina che capito? Sì. Pom, 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 pom. No? La palla non, il secondo colpo della palla non sarà mai più forte del primo. Mai. Vabbè, ma se Beethoven avesse scritto piccole cose diverse ne avrebbe semplificati. Il ribattuto doppio complica le cose. E vabbè, 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 è uno strumento. Dei pianisti non gli importava proprio niente. Niente. Non solo dei pianisti, non solo dei pianisti. Anche dei violinisti. E del violoncellista, scusa. Quando ha scritto il triplo. Ci paura disgraziato. E il violoncellista gli ha detto, maestro, ma questo è troppo difficile. Dice, lei vuole che io mi preoccupi del suo porco strumento. Allora. Il finale tu non lo sai fare. Non lo so. Non lo so fare perché non entro subito in argomenti. Inizia sempre un problema. Se dovessi incominciarlo tu, avresti questo problema. Sicuramente. Dato che lo incominci tu, io il problema lo tengo io. Quando arrivi tu, la strada è già aperta. Comunque, il finale della primavera è un problema per il tempo. Perché si incomincia un tempo e sembra che sia lento. Poi invece, quando arrivano le terzine, dopo ti accorgi che... Esattamente. Invece è troppo sveglio. E allora... È proprio l'inizio, sta tutto in mano a te. Il successo di quella sonata sta in mano a te. Se tu sbagli il tema della finale della primavera, è tutto finito. Io non lo attacco proprio, lo attacchi tu. Ma non mi posso mettere questa responsabilità addosso. Ce l'hai, te l'ha data Beethoven. È un incubo quella affare. Prima di incominciarmi, tutti i pensieri che mi vengono in testa, non voglio neanche sentir parlare. L'importante è essere sereno. È un tema sereno. Tariram, 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 è venuto prima. Questo. Questo qua. Tariram, tariram, più. Vabbè. L'inizio è un po' lento. Eccolo. No? Sì, ho capito. Non c'è in quattro. C'è in quattro, in tre. Sempre piano, E tu non suoni piano. Sempre piano. Tu non stai mica suonando piano. E poi con questo bombardamento sotto. Io posso scrivere intanto mentre tu finisci quella lì. Posso bere un caffè.
Sofferenza, sì. Ma per esempio, per esempio, l'adagio della terza sonata di Monteverdi, io non riesco mai a trovare un tempo soddisfacente. Quello, per esempio, molte volte viene troppo lento. Sì, ma infatti lo capisco, però per farlo espressivo, poi mi sembra di doverlo andare in senso. La linea che